Sì, grazie Presidente. Io continuo ad essere sorpreso, lo sono stato in occasione della discussione generale, lo sono ancora di più adesso, perché a beneficio di chi ci sta seguendo da casa è in corso il Consiglio straordinario sull'ippodromo delle Capannelle e stiamo per arrivare al momento più importante, la votazione degli atti. Purtroppo tutti i consiglieri di opposizione si sono alzati, evidentemente, ecco, come dicevo prima, sono sorpresi dal fatto che per l'ippodromo delle Capannelle i risultati delle azioni messe in campo dall'attuale amministrazione siano positive, quindi gli ha detto male, evidentemente sono andati via, non sono rimasti nemmeno a discutere gli atti che loro stessi hanno presentato. Comunque, mi vorrei entrare nel merito di questo atto a firma dei Fratelli d'Italia, ai quali poi manderò il video di questo intervento perché, ahimè, non c'è rimasto più nessuno, per precisare che è tutto sbagliato dall'inizio alla fine. Nelle premesse dichiarano che l'impianto delle Capannelle rischia la chiusura a causa della concessione ormai scaduta dal 2017. Come abbiamo detto, invece, l'impianto delle Capannelle è da 15 anni che sistematicamente rischia la chiusura a causa di una concessione nata male e proseguita peggio. Inoltre citano il nuovo regolamento per gli impianti sportivi dicendo che detti impianti vengono visti come beni da mettere a reddito e non come luoghi di sport e socialità. Anche qui, se hanno bisogno, io sono disponibile a fare delle ripetizioni perché evidentemente non l'hanno capito questo regolamento. E dicono poi, chiedono due impegni su due azioni che l'amministrazione già adesso sta mettendo in pratica, in particolare a valutare l'adozione da parte degli uffici competenti di tutte le azioni necessarie a salvaguardare l'ippodromo delle Capannelle e il benessere delle centinaia di Consigliere, cavalli la che vi invito stanti. a Lo stiamo, terminare. ok, e mi avvio a concludere. Lo stiamo già facendo, anzi, lo abbiamo già fatto senza nessun aiuto da parte loro. Questo lo abbiamo già fatto perché l'ippodromo delle Capannelle, a differenza di quello che loro si aspettavano quando hanno chiesto la convocazione di questo Consiglio straordinario, è aperto e funziona perfettamente. Il secondo punto anche lo stiamo facendo, attivarsi per garantire lo svolgimento delle attività sportive e socioculturali correlate al suo palinsesto ippico. In particolare il Dipartimento ha predisposto un atto che molto presto porteremo in Consiglio, sarà approvato in Giunta e riguarda l'applicazione delle tariffe per le attività aggiuntive a quelle sportive. Quindi, per questo motivo naturalmente voteremo no, perché, ripeto, quello che i consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono alla sindaca e alla giunta di fare, già lo abbiamo fatto e loro nemmeno se ne sono accorti. Grazie Presidente.